Anche quest'anno davvero il Fotoclub ha fatto miracoli per presentarci la sintesi in fotografia di quello che è stato il 72esimo festival, quello del 2019. E naturalmente ci sono le più belle foto e gli appassionati di teatro o gli abbonati dello scorso anno visitando la mostra possono rivivere certi momenti degli spettacoli 2019. Ma la mostra è anche un'occasione particolare perché è il primo momento nel quale si comunica al pubblico indistinto il programma del festival. Infatti si possono ritirare alla mostra, appunto, si possono ritirare i pieghevoli con tutto il programma della manifestazione e si possono ammirare le belle ceramiche che gli amici della ceramica mettono in palio quest'anno per i migliori spettacoli, i migliori attori, le migliori regie al Festival del 2020. E quindi è anche un'occasione per cominciare a vedere e a parlare con gli amici e a capire che cos'è questo 73esimo Festival, vedere i premi, vedere le fotografie e cominciare a prepararsi per i primi due spettacoli, che lo ricordo sono il 4 ottobre, domenica pomeriggio alle 17.30 con Cari Pagliacci, uno spettacolo per bambini, infatti parliamo del GAD Festival Ragazzi, e il 5, lunedì alle 17.30, una compagnia di Gardolo in provincia di Trento ci presenterà Il Malato Immaginario, una ricostruzione di Molière fatta da un gruppo di giovanissimi per i giovanissimi. È sempre emozionante ripartire da dove ci eravamo lasciati. Ringrazio una volta di più il Fotoclub che ci segue da tanti anni, devo dire che ci regala delle immagini che sono punteggiano un po' il ricordo del nostro lavoro e sono da stimolo per fare sempre meglio. E questo momento, che è anche un momento per ritrovarci tutti assieme con i nostri soci che frequentano numerosi questa mostra, è appunto il momento di lancio di questa nuova edizione e anche il momento di raccolta delle immagini che poi costituiranno la mostra del prossimo anno, ovviamente.